È finito il Black Friday e te sono rimasti 10 euro sulla carta. Andiamoli a spendere, va! Salve nerdaccioni e benvenuti nell'Osteria dei Nerd. Oggi, come di consueto oramai in questa rubrica, andiamo a vedere 10 giochi a meno di 10 euro sul PlayStation Store. Perché sì, sono arrivate le offerte di fine anno e quindi per i poveracci come noi che c'hanno pochi soldi, direi che questo video casca a fagiolo. Come sempre proverò a mettere vari generi per tutti i gusti e soprattutto molti di questi giochi saranno anche a meno di 5 euro. E bando alle ciance e andiamo a vedere questi giochi, va! Canis Canem Edit, meglio conosciuto come Bully, è uno dei giochi più richiesti all'epoca della PS2 e che moltissimi di noi aspettano un remake o un secondo capitolo. Parliamo di un gioco Rockstar dove vedremo un giovane scolaretto fare il bullo con tutti, praticamente un GTA dentro le mura scolastiche. Ovviamente non potremo uccidere i nostri compagni, ma decisamente potremo fargli di peggio, bullizzarli ad alti livelli. Se volete rinfrescarvi la memoria con questo gioco epico, lo trovate in sconto 8,99€. Passiamo agli appassionati di motori, con Need for Speed Payback. In questo capitolo ci divideremo tra gare classiche e le bellissime gare illegali Super Tamarre. Questo titolo è stato accolto molto bene dalla critica, sia per la storia che nel gameplay. Inoltre la mappa è decisamente gigantesca, e una volta usciti dalla città ci ritroveremo in lande desolate molto affascinanti. Per chi vuole recuperare un Need for Speed, direi che questo è un ottimo affare. Infatti, a soli 3,99€ potrete acquistare la Deluxe Edition. La collection di Devil May Cry HD sta in sconto e io ve la consiglio. Questa collection comprende i primi 3 capitoli della saga. Pensate che io possiedo i 3 giochi per PS2 e anche per PS3 e mo con sto sconto sicuro pure per PS4. Che dire, le avventure di Dante sono sempre epiche e rigiocarlo fa sempre piacere, soprattutto se migliorato. A meno di 10 euro secondo me è un acquisto d'obbligo. Nel mese di dicembre il PS Plus ci regalerà la Legendary Edition di Mass Effect, che comprende i primi 3 capitoli. E quindi, come non consigliarvi l'ultimo capitolo della saga? Sia chiaro, non arriva ai livelli della saga principale, ma parliamo sempre di un buon titolo, soprattutto per chi adora viaggiare tra galassie in un mondo fantascientifico. E a 4,99€ potrete portarvelo a casa, così da avere la saga completa su PlayStation. Passiamo a un picchiaduro, One Piece Burning Blood. Un picchiaduro vecchia scuola sui pirati di Cappello di Paglia. Su One Piece abbiamo visto molti giochi d'avventura e Musou, ma di picchiaduro, nudo e crudo, c'è giusto questo titolo nelle nuove generazioni di console. Che dire, io voglio provarlo. Non lo conosco, però mi incuriosisce molto. E poi in sconto a 5,99€ è un buon affare. Quattaggine e tanta devastazione. Il gioco perfetto per me. Feast of the North Star Lost Paradise. Regà, parliamo semplicemente di Kenshiro, una specie di Musou hack and slash dove affronteremo le avventure del nostro Ken il guerriero. E io regà, lo compro sicuro, e anzi, penso che ci farò una serie sul canale. Penso che avete capito benissimo che sono abbastanza fan, no? Comunque, per soli 6 euro potremo acquistare questo cofanetto di tamarraggine. Passiamo a un genere più calmo, ma con Murdered Soul Suspect, un investigativo della Square dove dovremmo investigare su vari omicidi con il nostro detective, un ex criminale che mo è morto. Eh sì, regà, saremo un fantasma investigativo. Il gioco mi ha sempre interessato e ora che sta a meno di 2 euro, direi che è arrivato il momento di provarlo. Fatemi sapere se già lo avete giocato e soprattutto cosa ne pensate di questo titolo. Final Fantasy Type-0 è un gioco al quale sono molto affezionato. Uscito in principio per PSP in Giappone con il nome di Final Fantasy Agito 13, parliamo di un Final Fantasy interessante, con vari gameplay differenti e una storia semplice ma curiosa. Non molti lo hanno apprezzato, a me personalmente è piaciuto molto. Se volete dargli una possibilità, ve lo consiglio, soprattutto al prezzo scontato di 7,99€. Se invece volete un Final Fantasy classico, allo stesso prezzo potete trovare la remastered del 7. Che non ha bisogno di tante spiegazioni, cioè, dai, lo sapete, no? Ci tengo a precisare però che i possessori del PS Plus Extra potranno scaricarlo gratuitamente. Finiamo con un titolo che si addice a questo periodo, Darksider War Mastered Edition. Se avete finito God of War Ragnarok, ma vi rimane ancora quella voglia di devastare tutto, questo è il gioco che fa per voi. Sia la storia che il gameplay sono fantastici, e per gli appassionati di hack and slash è un gioco perfetto. Questo gioco uscì in principio per PS3, e io me lo sono divorato all'epoca. In questa edizione potrete rigiocarlo con tutte le migliorie che può offrire la PS4. Quindi, se volete provarlo, questo è il momento giusto, soprattutto perché sta soli 3,99€, quindi ve lo consiglio.
Questi sono i giochi sconto nel PlayStation Store di dicembre. Cosa ne pensate di questi titoli? Quali acquisterete? Fatemi sapere se volete altri 10 giochi a meno di 10 euro, sempre per PlayStation. Vi ricordo di lasciare un like, iscriversi al canale se volete restare aggiornati. Dall'Osteria dei Nerd è tutto, un saluto!